70 era una città considerata un po' dark. Torino è stata bella perché c'è una bella mentalità, io penso, tra i torinesi, in quanto essi stessi poco torinesi in linea di massima e in linea di sangue. Ti avvicinavi a uno che aveva una maglietta come la tua, che all'epoca nessuno aveva, e per forza si condivideva qualcosa di grande. Cercavamo di spiegare a qualcuno che cosa stavamo facendo nella vita, cioè il musicista. Ti veniva subito chiesto, sì, ma di mestiere, che cosa fa? Sì, ma anche adesso, comunque. Cioè, se non ci fosse stato Giancarlo, difficilmente si sarebbero potuti verificare incontri di questo genere. Ed era un po' la spiaggia di Torino, che ti devo dire. Era un posto sul mare onirico che ci abbiamo. C'era veramente la voglia di cambiare le cose in una città dove non succedeva mai niente, effettivamente. Poi invece tante cose sono successe. Che è l'unica città industriale italiana, ha prodotto sempre dei conflitti, e da lì è nato un sacco di roba. Il sindacalismo, l'immigrazione, tutti questi temi qua hanno influenzato anche le cose che politiche non erano, no? La differenza che fa di Torino una città in qualche modo europea e non una città cacata lì nell'ovest, tagliata fuori da tutto, è un po' quello. Torino è stata una delle città dove sono successe più cose, proprio dal punto di vista numerico. Come in tutte le città italiane, anche a Torino, la scena indipendente trova consapevolezza quando arriva il punk. Qui però, già prima, grazie al tessuto operaio e alle sue rivendicazioni, esiste già una scena indipendente. Un branco di neri avvoltoi si levò. Un'esperienza fra le più significative è stata sicuramente quella dei Cantacronache, dei Dischi del Sole, della fine degli anni 50, primi anni 60, che si è realizzata a Torino. Sono stati sicuramente una delle prime esperienze di dischi autoprodotti in Italia, legati molto al circuito politico, tanto che in qualche modo erano sostenuti anche dall'allora Partito Comunista Italiano. Un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Un gruppo viene direttamente dalla coda del movimento degli anni 70. I Franti, questo il nome, attraverso la musica, continuano a rivendicare e a portare avanti ideali politici e di contestazione nel periodo successivo alle grandi sconfitte dei movimenti operai e di sinistra. Franti era il cattivo del libro cuore, perché era l'unico che avrebbe potuto ridere alla notizia della morte del re, e Franti rise. Una delle mancanze più grosse era quella della comunità. Noi eravamo abituati a vivere in comunità, eravamo abituati a vivere per strada. Questa era una grossa mancanza. Il punk ci ha ridato il fiato, ci ha ridato una comunità con cui confrontarci, dei bisogni diversi con cui confrontarci, bisogni diversi dai nostri, intendo. La musica è diventata, come dire, proprio uno sbocco naturale. Ti dava la possibilità, innanzitutto, di dire, di esprimerti. Noi facevamo una musica difficile da descrivere, perché ci piaceva un po' di tutto, ci piaceva il jazz, ci piaceva il Canterbury, ci piaceva il rock, facevamo appunto rivisitazioni di blues di Robert Johnson piuttosto che pezzi alla X, poi non so, altre cose ricordavano la Liberation Music Orchestra, beh, eravamo un po' strani insomma. Voci lontane dietro le luci. Per me non esiste una visione della vita che si chiude, di capitoli che si aprono, di capitoli che si chiudono. È un fluire continuo. Non sarei assolutamente in questa stanza qui e oggi se non avessi vissuto Franti. Il punk a Torino però trova la sua vera espressione nell'hardcore. L'hardcore punk
degli anni Ottanta è stato la prima volta che della musica di respiro e di impostazione stilistica internazionale italiana ha avuto un successo ampio. In Italia nella prima metà degli anni Ottanta sono uscite fuori tante band che hanno pubblicato dischi all'estero, hanno suonato all'estero, hanno fatto tour anche molto lunghi. Hero Power sono stati una band delle più importanti, I Negazione di Torino sono stati un'altra band eccezionale. Non si può dire di tantissime cose a livello italiano. I nostri fenomeni rimangono sempre circoscritti all'Italia, non diventano mai fenomeni da esportazione. E sicuramente quello dell'hardcore punk, storicamente parlando, è stato il più importante di tutti. Un nome tra tutti resta nella memoria collettiva delle band hardcore. Si tratta dei torinesi Negazione. Torino dopo il 77 è una città devastata dal terrorismo, dall'eroina, dalla repressione. Il punk in qualche modo è già passato. Quello che succede con l'hardcore è qualcosa di diverso, è qualcosa che in qualche modo ci ritroviamo a inventarci come dei pionieri inconsapevoli. L'hardcore nasce alla fine degli anni 70, proprio tra anni 70 e anni 80, negli Stati Uniti. Sono i primi gruppi californiani, Middle Class Germs, che propongono questo suono, un suono nuovo, che è molto più veloce del punk precedente, cioè il punk storico dei Clash, dei Sex Pistols, per capirci, anche quello dei Ramones, che erano anche loro un gruppo americano. Well, Sheena is a punk rocker. E anche e soprattutto molto più distorto, molto più aggressivo. Cioè, in fondo, se noi sentiamo oggi una vecchia canzone dei Clash, in fondo non c'è niente di così urticante, di così pericoloso. Invece se sentiamo un pezzo dei Germs, ancora oggi, a distanza di 35 anni, rimane forte, rimane una cosa difficile. Questo è l'hardcore. Ragazzini che si scoprono con il capello tagliato storto, con gli anfibi piuttosto che con il primo moicano, e allora dici, ah, è una spilletta, i Public Image piuttosto che Siouxsie, e ti incontri al concerto e poi facciamo un gruppo. Nessuno sapeva come fare determinate cose, però le facevamo, per quanto tutto intorno a noi fosse in qualche modo plumbeo, grigio e anche opprimente. Il desiderio di fare qualcosa di diverso, di crearsi forse anche una vita differente da quella che vivevamo, era sicuramente il sentimento prevalente. In Negazione, in modo originale, creano una rete di amicizie che, consolidandosi, li porta a svolgere in continuazione tour europei di vasta scala. Scrivevi a un'altra persona, ti rispondeva a questa persona, entravi in comunicazione con situazioni completamente diverse per diffondere a tua volta questa informazione, quindi la fanzine, quindi poi le cassette che comprendevano questi gruppi. Potevamo contare semplicemente sull'autofinanziamento, da lì la scelta dell'autoproduzione. C'erano i mezzi per economizzare sulle corrispondenze, c'erano i sistemi per non pagare il telefono. E questi mezzi più o meno legali hanno permesso a un'intera comunità di ragazzi di spostarsi e di diventare, adesso lasciami passare il termine, europei prima dell'Europa. Per noi non c'era differenza, credo, tra Torino, Milano, Amsterdam, Berlino, Copenaghen. Era un'intera comunità che andava a ritrovare i propri simili. La scena hardcore di Torino porta con sé nuove forme e un'aggressività inedita, unita ad una grande originalità non solo musicale, ma anche per quel che riguarda la scrittura dei testi. I punk di Torino, mi rendo conto, hanno, ma sarà la città diversa, hanno un'attitudine che non è la stessa dei Raff, che sono le persone che frequento normalmente. E in più la musica che inizia a arrivare, anche tramite le cassette che iniziamo a passarci così, è diversa. Cioè, dal punk inglese iniziamo a spostarci verso il punk americano. E i testi, l'attitudine, cambiano. Tutto diventa molto rivolto a quello che
è un nostro sentire molto personale piuttosto che allo slogan. I testi di Negazione sono evocativi, ermetici e fortemente originali. Quando noi ci formiamo, ci sono semplicemente due punti su cui decidiamo di trovarci d'accordo. Uno è quello di suonare il più veloce possibile e l'altro è di raccontare nei testi delle storie nostre, non necessariamente volevamo evitare a tutti i costi gli slogan. Poi uno dice, vabbè, per come suonavate ai 1000 all'ora avreste anche voluto farvi capire, ma noi distribuiamo dei volantini con i nostri testi. I testi dei gruppi hardcore italiani sono molto intimisti. Secondo me, tra l'altro, molti sono da riscoprire, sono una storia non ancora raccontata, perché credo che fossero molto interessanti. Wow, ma questi cantano in italiano. Rendeva tutto quanto molto più legittimo, non so come dire, o più autentico, più nostro, ok? Stiamo facendo per davvero questa cosa, questa cosa è nostra. La scuola hardcore italiana degli anni Ottanta non vede solo in Negazione tra i principali suoi protagonisti, ma band come Indigesti, Vrecet, Raw Power, Kina e tanti altri ancora oggi celebrati in tutto il mondo per la loro carica ed originalità. La cosa importante della scuola italiana dell'hardcore è proprio che è diventata una scuola e che ha seminato nel tempo una serie di germi, di occasioni, di idee che poi sono venute fuori in ogni parte del mondo. E questa è la ragione per cui ancora oggi è così importante, perché rimane un'esperienza originale. Questo per quanto riguarda più prettamente il suono. Io devo dire che la cosa molto interessante è che rimane anche un'attività artistica assolutamente unica, perché si trattava di ragazzini che in modo quasi dadaista e forse non troppo consapevole, però erano riusciti a costruire intorno al loro gruppo, intorno alla musica che facevano, tutta una serie di comportamenti, atteggiamenti, occasioni, frequentazioni che costruivano una specie di piccolo mondo chiuso che si scontrava con il mondo di fuori. Il suono dei gruppi hardcore è estremo, un suono che lo rende il figlio bastardo del punk, del quale per certi versi ne è la reazione. Per capire l'hardcore però è importante vederne il concerto, provare ad entrare nei suoi codici. Il concerto hardcore è un'esperienza totalizzante, un rito, è un qualcosa che intanto veniva vissuto in maniera completamente fuori dalle regole che potevano valere nei concerti normali. Quindi nessun tipo di divisione tra band e pubblico. Il palco non più come un luogo riservato di proprietà esclusiva dei musicisti, ma un possibile luogo di incontro con missione fisica pedana per lanciarsi su quelli sotto, e sempre comunque con un profondo rispetto e un concetto di fratellanza. Tutto questo però con una fisicità esasperata, quindi quello che agli occhi di un profano può sembrare una rissa gigantesca senza morti né feriti. Un abbraccio continuo è un'esplosione di energia che era pari semplicemente al volume e alla velocità di esecuzione. A Torino, l'amore per molti gruppi hardcore, principalmente per in Negazione, ha superato anche i confini del solo genere ed ha influenzato persone legate a scene diverse. Andava, che ne so, davanti a Rock and Folk al sabato pomeriggio e gli eroi, che ne so, erano in Negazione, gente che andava a suonare anche all'estero, cioè aveva fatto delle robe, faceva i dischi, quindi anche come si vestivano era proprio una roba per me inarrivabile. Direi che i Negazioni possono rappresentare in un certo senso anche la coinè di tutte quante quelle che erano le contraddizioni. Non erano soltanto un gruppo hardcore, un gruppo punk, un gruppo post-metal, chiamiamolo come vogliamo, ma sono stati i primi a mettere insieme una certa lirica poetica illuminata, ed estremamente appunto poetica, con l'irruenza di una certa musica, però seminando qualche cosa che poi su Torino ha germinato negli anni successivi. Quello dei Negazione, ma anche dei Declino o degli Indigesti, è stato uno stile anche dal punto di vista del look originale. In Germania e in Olanda ci chiamavano sports punk perché avevamo i jeans stracciati, portavamo dei piumini oppure delle magliette tipo surf americano, e non aveva niente a che fare con il look che avevano loro, che era estremamente aggressivo, estremamente violento, con i crestoni. Nel sorriso di un nuovo giorno, nel
E negazione sono avvolti nel mito, disastri che fanno parte di una leggenda della musica italiana. Declino Negazione in un tour nell'inverno tra 84 e 85, dove beccammo l'inverno più rigido del secolo e quindi ci si spaccò il furgone perché l'anticongelante teneva fino a meno 25, parcheggiato in strada aveva fatto più freddo quella notte. Noi ci trovavamo su questo furgone sulla rotta per Amsterdam con un concerto che doveva essere assolutamente il giorno, la sera dopo, noi non arrivammo mai. Ma Torino non è solo in negazione. Torino è stata un laboratorio creativo dirompente che ha abbracciato tanti generi. La Torino che noi incontriamo all'inizio degli anni Ottanta è la Torino orfana della Fiat di Mirafiori, è la Torino orfana dei 35 giorni dell'occupazione della Fiat, che si vede completamente spogliata di questa sua avanguardia operaia. Torino si è sviluppata in un certo momento storico, è partita metaforicamente un po' a conquista dell'Italia e è venuta così fuori perché c'era una scena molto coesa. La coesione non è una coesione soltanto artistica, era una coesione di personaggi, di persone che veramente stavano bene insieme e volevano creare insieme e volevano davvero fare qualcosa di diverso. Un gruppo ha firmato uno degli inni della Torino dei primi anni Ottanta, i Row. I Rof erano un gruppo OI, lo zingaro Pietro Maccarino, che era il loro leader, era comunque un personaggio obliquo, ambiguo, come era comunque Torino, ma di un'ambiguità positiva, nel senso che era trasversale. Essere uno skinhead, essere un ultras del Toro e comunque frequentare anche certi ambienti antagonisti, diventare poi il fonico, per esempio, dei più prestigiosi gruppi torinesi e quindi accompagnare la sua vita fino al momento in cui purtroppo è mancato, è un'allegoria interessante. I Rof fanno uscire il loro primo sette pollici per la Meccano del funambolico Giulio Tedeschi. La Meccano ha avuto sempre un taglio professionale. Noi seguivamo l'operazione collegata alla situazione musicale a 360 gradi e la distribuzione, una distribuzione che, teniamo conto, ci siamo inventati noi, perché i punti vendita sensibili a certo tipo di materiale in Italia praticamente non esistevano. E quindi questo è stato uno sforzo incredibile, anche se è stato meravigliosamente facile. Per spezzare anche una lancia su quella che è stata, secondo me, proprio la volontà, quasi come se fosse una puntata di Struntruppen, quella che è la discografia, quelli che sono stati, diciamo, coloro i quali dovevano gestire questo meccanismo, chiamiamola industria, artigianato discografico italiano, nel passaggio, diciamo, tra il secolo XX e XXI, abbiamo incontrato dei kamikaze, praticamente. La Meccano, ad un certo punto della sua storia, si trasforma in Toast Records, raccogliendo alcuni dei più promettenti artisti italiani della seconda metà degli anni Ottanta. Produrre significa fare un lavoro di tale scouting, cercare di far crescere i progetti musicali e portarli in studio, e distribuzione, quindi distribuzione dei nostri prodotti e dei prodotti altrui. Perché aiutare altre etichette ci sembrava positivo per la scena. Figure come quelle di Giulio sono importanti nella vita culturale di una città, perché ti fanno capire che c'è anche chi rappresenta un esempio diverso, una sorta di boa che ti dice che c'è uno che sta investendo tutto della sua vita per realizzare, per dare forma, per stampare la musica che gli piace. E secondo me ha ispirato moltissimi di quelli che poi hanno in qualche modo tenuto duro, perché all'epoca si trattava di tenere duro, e hanno proseguito seguendo la propria inclinazione. Un giorno mi chiama e mi chiede se ho la disponibilità per andare in un oratorio, credo a Cumiana o comunque in provincia di Torino, dove avrebbe allestito una sala di registrazione per registrare delle session live dei suoi gruppi. Durante quel pomeriggio conosco due gruppi in particolare, i Vegetable Man e i giovanissimi e semisconosciuti After Hours, diventando anche il tecnico del suono di riferimento degli After per i concerti in Piemonte. E lì incomincia con un'amicizia che dura ancora oggi con Manuel. Sarebbe assurdo dimenticare l'esperienza con gli After Hours o con gli Statuto, oppure con i No Strange, che è un gruppo di neopsichedelia che per un certo periodo è stato l'emblema della nuova psichedelia europea.
E poi ci sono tantissimi altri nomi, i gang che abbiamo supportato nella fase iniziale della loro carriera, se vogliamo utilizzare questo termine, o i Marlene Cards che abbiamo in qualche maniera toccato anche lì in fase seminale. Il nostro amico Tony Face di Piacenza ci propose di fare un 45 giri, un EP in realtà con tre canzoni, Io Dio, Tu Continuerai e Balla. Quindi era l'etichetta DTK e fu la nostra prima pubblicazione, questo singolo. L'anno seguente, sempre per la DTK, uscito l'altro singolo, Ghetto. Erano stati distribuiti da un'etichetta, la prima etichetta veramente attiva sul territorio nazionale a portata della musica indipendente, cioè la Tosta Record di Giulio Tedeschi. E siccome era andato molto bene, con Giulio ci organizzammo per fare un LP. E fu Giulio proprio a pubblicarci il primo album della Tosta, proprio con la Tosta, Vacanze, che uscì nel 1988. E con la Tosta pubblicammo anche 2 anni dopo il secondo mini album, che era Senza di Lei. Ehi tu, guarda qui, senti gli statuto, beccati questo suono tremendo, fai un passo avanti. Statuto che prendono il nome dalla piazza di Torino dove si radunavano i mod, quindi un gruppo legato a un immaginario estetico e musicale preciso, a metà fra il beat e la black music, con forti contaminazioni ska. Passò da Piazza Statuto un DJ e giornalista, si chiama Giorgio Valletta, sempre attento a questa realtà, che aveva dei contatti con l'EMI e mi disse: guarda che c'è l'EMI che vi sta cercando. Noi l'abbiamo saputo, abbiamo proposto il nostro materiale ed era piaciuto, ci ha fatto il contratto per il primo singolo e poi da lì è iniziato tutto il nostro percorso che ci ha portato alla festa di Sanremo e così via. L'abbiamo iniziato, abbiamo subito scritto e cantato in italiano, innanzitutto perché non sapevamo l'inglese, quindi questo è ovvio, ma perché noi volevamo farci capire, era fondamentale proprio comunicare, arrivare a più gente possibile facendo conoscere le nostre idee. I suoni caraibici a Torino non hanno trovato il solo statuto a rappresentarli, ma anche un altro gruppo fondamentale da queste parti, gli Africa Unite. Gli Africa Unite hanno tracciato un solco, loro erano grandissimi appassionati di reggae e di Bob Marley, hanno fatto vedere che esisteva una Giamaica a Pinerolo, che è una cosa piuttosto bizzarra, insomma, considerato anche le questioni climatiche. Però appunto gli Africa Unite da Torino hanno portato il sole dove c'era buio, freddo e pioggia, e sono stati importanti appunto per questa loro diversità e soprattutto in virtù delle loro capacità non comuni che gli sono state anche riconosciute all'estero. Un mezzo sa ricevere la spinta verticale con il peso di quel mare di guai. Lo spirito caraibico torinese, non so, sì, forse lo incarniamo noi dal punto di vista musicale e lo incarnano molti gruppi che poi hanno fatto di dei ritmi, chiamiamoli più caldi, il loro modo di essere, e questo va da gruppi anche fuori Torino, cioè con lo ska dei Persiana Jones o dei Fratelli di Soledad, o diciamo la pacianca rivisitata dei Mau Mau, addirittura con l'uso della lingua piemontese. Però è uno spirito caraibico che si sviluppa a 12.000 km di distanza da Kingston. Quindi è uno spirito caraibico che deve ed è giusto che abbia delle altre caratteristiche. E noi siamo nati come reazione alla musica italiana che ci precedeva, alla musica italiana, chiamiamola mainstream sanremese, come quella cantautoriale. Ho ascoltato i Sex Pistols e i Ramones perché volevo ascoltare delle cose diverse, no? Se no avrei ascoltato Albano e Romina. Il suono degli Africa Unite è un suono che si sviluppa
in 30 anni di, tra virgolette, carriera. Quindi se fosse rimasto uguale a se stesso sarebbe una schifezza. E poi il sound è cambiato, perché il sound cambia, cambiano le influenze, cambiano le cose che ascoltiamo. Il perché questo succeda è perché noi rifiutiamo proprio l'etichetta di gruppo reggae. È una cosa che lasciamo fare a chi lo sa fare bene, molto meglio di noi, ai giamaicani ad esempio. Rimanendo in tema Caraibi, nel repertorio musicale degli Statuto c'è appunto anche lo ska. Ma non è la sola proposta che il gruppo torinese ha portato avanti negli anni. Se tu vuoi, puoi venire qui con noi. Una casa troverai, una donna sposerai. Non esiste la musica mod, esiste la musica ascoltata dai mods, che è veramente piena di dettagli, piena di generi, molto diversi uno dall'altro, ma che tutti hanno un filo conduttore comune, cioè la radice della musica nera. Quindi si parte dal primo rhythm and blues degli anni, fino agli anni 50, poi c'è il primo soul, il soul, il northern soul, lo ska giamaicano, quindi quello originale, la musica popolare, proprio il calypso, poi importato in Inghilterra, rivisitato poi a fine anni 70 da gruppi che hanno mischiato un po' il suono elettrico del punk, invece appunto con queste caratteristiche giamaicane, per esempio appunto i Madness, gli Specials, i Selector, i Bad Manners, i Beat. Lo ska praticamente ha avuto queste tre ondate. La prima ondata è stata l'ondata giamaicana, che è stata un po' l'origine dello ska, che era la fusione di diverse influenze di quegli anni, musiche caraibiche. Poi c'è stata l'ondata dello ska inglese, che è quella a cui noi siamo meno ispirati, che è quella degli Special, dei Madness, quella della giacca e cravatta, degli scacchi. A noi infatti sono immagini che non abbiamo mai utilizzato e non ci appartengono. E poi c'è l'ondata dello ska americano, che arriva ovviamente dalla scena punk, e c'è la fusione con lo ska core, quindi le chitarre pulite che si sovrappongono alle chitarre distorte, l'utilizzo dei fiati, non più con quella attitudine marcetta inglese come era sullo ska, che i fiati tendevano ad appoggiare la musica, ma con dei riff particolari. I Persiana Jones sintetizzano nei loro dischi le due anime della musica torinese. Da un lato i suoni giamaicani, dall'altro i suoni più estremi ed alternativi. La scena torinese era strana perché c'era il lato reggae, era occupato dalla figura di Madaschi, di Bunna, che era il lato reggae, e poi c'era la scena hardcore torinese, dove c'era Marco, Matteo dei Negazione, per cui noi eravamo un po' in mezzo a questa situazione, ma le collaborazioni erano continue, perché ad esempio il disco del 93, Max Casacci ha suonato le chitarre su quel disco, e ogni concerto c'erano magari due gruppi che creavano una cosa, non era mai il concerto singolo di un gruppo, c'erano sempre due gruppi, era un progetto che cresceva e continuamente c'erano delle nuove collaborazioni, la cosa si ampliava e la scena torinese diventava importante. Poi era difficile riuscire era a molto suonare, difficile suonare c'erano a Torino. Tantissimi gruppi. Noi quando abbiamo incominciato a girare bene a Torino, poi non abbiamo avuto nessuna difficoltà al momento che siamo usciti. Era molto più difficile suonare a Torino, sì, che non suonare nel resto dell'Italia. Se suonavi a Torino, suonavi ovunque. Madaschi non è solo un musicista. Da queste parti, per tanti artisti, è un produttore di riferimento. Le band torinesi con le quali ho collaborato sono più o meno tutte quelle che sono susseguite dai Persiana Jones, ai Fratelli di Soledad, dai Mau Mau, ai Subsonica, ai Ludalfin, il gruppo citano che sto producendo di nuovo adesso a distanza di 20 anni esatti. Il momento in cui capisco che la musica sta diventando realmente la mia vita, anche dal punto di vista banalmente proprio economico, che diventa sostenibile, è con gli Africa Unite, che mi ingaggiano in virtù di un'amicizia comune con Madaschi. E fu Madaschi che un giorno mi chiese di seguirlo tecnicamente in un concerto con questi Africa Unite. Io all'epoca il reggae lo disprezzavo, ma mi diverto un casino a mixare il reggae, a poter usare gli effetti. Questa cosa mi gratifica e incomincio a seguirli. Io tengo molto a sottolineare questo aspetto, che non è musicale, ma è che è proprio di amicizia.
il legame personale che continua ad esserci con dei personaggi come Massimiliano Casacci, nonostante ci siano stati degli screzi durante gli anni, cioè, ma come in un rapporto può e deve succedere. Diciamo che dal nostro split come Africa United sono nati Subsonica, quindi voglio dire, è nata una parte importante della musica degli anni 90, della musica attuale. E io penso che la musica non possa essere assolutamente tirata fuori, non possa essere scissa da quello che è l'esperienza personale che si ha con una persona. In questo Torino è stata brava, perché io posso dire che i gruppi di Torino che ho prodotto, che ho frequentato, con i quali ho suonato, principalmente sono stati i miei amici. Con il passare degli anni, anche a Torino, i musicisti manifestano la necessità di registrazioni di qualità. In pratica la mia piccola regia nell'angolo di Piazza Vittorio diventa un punto di riferimento per molti gruppi. Perché all'epoca comunque essere indipendenti voleva dire trovare il modo di registrare da soli la musica. Tra l'altro strumenti anche non molto professionali all'epoca costavano parecchio, quindi i soldi dei concerti venivano utilizzati per quello, per crearsi una propria dimensione, un proprio studio, fondamentalmente dove registrare se stessi e eventualmente altre band. Anche i soldi dei diritti d'autore, io ho la fortuna di fare delle sigle radiofoniche e vengono investiti in questa cosa qua. Oggi sarebbero anche i diritti maglie, perché all'epoca non si percepivano. Però questo è un aspetto non trascurabile, cioè il diritto d'autore. Se vuoi fare musica di professione è ancora una cosa che in qualche modo ti tutela, indipendentemente da tutto quello che si può pensare sotto una serie di dinamiche della SIAE, però è un altro passaggio fondamentale. Il percorso con gli Africa United cresce fino a far diventare il gruppo una delle più importanti realtà live dell'underground italiano. Cresce al punto che ci si ritrova alle soglie del contratto discografico, quello vero. Però io in quel momento decido di tirarmi indietro, certe cose proprio dello spirito del gruppo non mi appartengono più, non me la sento di fare quel passaggio, e si incrina un po' il rapporto fra me e Madaschi, che verrà poi recuperato nell'arco del tempo. E insomma decido improvvisamente dopo un concerto a Roma che lascerò il gruppo. Ho comunque uno studio, mi occupo di produzione, ho già prodotto dei gruppi anche per delle etichette importanti, ma comunque tutto sommato devo riformulare un po' tutta la mia vita, la mia attività professionale. Se facile fare così, poterti dire già quello che so, farebbe freddo in un attimo che passerà. Casacci è uno dei fondatori dei Subsonica, uno dei gruppi più noti mai usciti dalla città della Mole. Faccio il tecnico dal vivo nella nuova sede dell'Hiroshima Mon Amour, incontro molti musicisti. Alcune band di ragazzi molto giovani di Torino, una di queste band, gli Amici di Roland, ha un cantante, Samuel, con una voce piuttosto interessante. E Samuel stesso che mi viene a chiedere dei consigli su che dischi ascoltare, che mi prende come punto di riferimento, io lo prendo molto in simpatia, e mi piace l'idea di poter dare vita a un progetto da studio, senza che questo implichi tutto l'impegno con la sfera sociale di una band e con tutte quelle dinamiche che mi hanno comunque scottato in quel momento. Viene fuori una prima cellula di demo, loro piano piano continuano a dire guardate che non voglio fare un gruppo, non se ne parla, ma in realtà poi mi tirano per la giacca. Nell'arco di pochi mesi produce un demo che all'etichetta indipendente Nescal interessa al punto che verrà fuori il primo album dei Subsonica. Sta di fatto che rimaniamo mesi e mesi e mesi a lavorare in quello studio, ci troviamo tipo verso mezzogiorno perché poi lavoreremo fino alle 2 di notte, poi scenderemo ai Murazzi fino alle 5 del mattino e poi andremo a dormire in una soffitta di 25 metri quadri che era la mia soffitta in Piazza Vittorio per ricominciare il giorno dopo. E per certi versi noi sentiamo di essere una traduzione in tempo reale di quello che succede intorno. E Subsonica era una band strana, una band che pop sicuramente, con un'identità particolare, con gente che veniva da esperienze diverse,
e si sono rivelati da subito una band dal potenziale grandissimo commerciale, ma anche soprattutto direi dal potenziale artistico per la musica attuale, per l'epoca in cui è venuta fuori, e musica anche con dei contenuti, pur avendo una solida base pop che la rendeva appetibile anche al pubblico dei non adepti dell'underground. Se da un lato i Subsonica sono parte di un mondo indipendente proiettato verso il successo, in contemporanea in città continua la tradizione dell'hardcore più oltranzista. Torino è stata una delle città più importanti per quanto riguarda la scena punk hardcore italiana degli anni Ottanta. Negazione, declino, contrazione, franti, i Keen erano di Aosta ma gravitavano su Torino, Stinky Rats. Negli anni 90, con il moltiplicarsi dei centri occupati, dei centri sociali, dei posti occupati, nascono anche dei posti frequentati da gente molto giovane. Non so, è come se si tramandasse la lezione di questi gruppi. Noi quando eravamo più giovani naturalmente vivevamo anche la divisione dei quartieri come compartimenti stagni. Certe zone rivelavano ancora del riflusso dei guerrieri della notte degli anni Ottanta. In certe zone non si andava o si andava per dichiarare guerra. Ricordo le guerre che venivano fatte da gruppi di ragazzi di altri quartieri, per esempio in Piazza Statuto, a scontrarsi con i Moz. Il quartiere di San Salvario all'epoca, quando io andavo a vedere i primi concerti all'Hiroshima Mon Amour, non ancora patentato, con i miei amici, accompagnato una volta dai genitori di uno, una volta dai genitori dell'altro, è un avamposto in un quartiere dove il resto degli abitanti di Torino probabilmente non metterebbe piede neanche se obbligato, ma ci vedo tante cose veramente pazzesche. È un posto veramente importante. Idem lo Studio 2, che è un posto un po' più grande, una discoteca già più storica, poco lontana, sempre più o meno nella stessa zona, dove anche lì vedo tutti i concerti dei gruppi underground che io seguivo all'epoca, leggevo sui giornali, compravo i dischi. Un luogo tuttora esistente rappresenta l'anima più radicale della Torino musicale, il centro sociale e il Paso. Questo luogo negli anni è stato un nevralgico punto di raccolta per svariati generi. La prima volta che ci arrivo a vedere i Mano Negra, che devono suonare allo stadio comunale, ma cancellano, si arrabbiano, non so esattamente perché cosa, decidono di cancellare e vanno a suonare al Paso, che è poco lontano, di cui sono amici di vari occupanti, hanno suonato già lì registrando un album dal vivo un paio d'anni prima e vanno a sorpresa a suonare lì. A sorpresa mica tanto, perché la voce si sparge, è luglio e al Paso ci sarà tipo il doppio delle persone che possono starci dentro, concerto memorabile. Da lì incomincio a frequentare il posto, anche perché altri pinerolesi più vecchi ci vanno, me ne parlano, ed è una sensazione di, come dire, di eccitazione e paura nello stesso tempo. Il circuito punk hardcore, che faceva riferimento ad alcuni centri sociali in particolare, io cito sempre il Paso, che viene fondato appunto nel 1987, è un nodo cruciale in cui si incontrano delle esperienze nazionali importantissime, locali, autoctone, molto importanti, e poi c'era questo ponte con l'oltreoceano. Al Paso venivano a suonare tutti quanti i gruppi americani e inglesi della scena hardcore punk, e noi abbiamo avuto la fortuna di vedere gli Offspring, Mano Negra, che hanno fatto un loro concerto che poi è diventato un bootleg ufficiale della discografia proprio il Paso, i Doctor and the Medics, i White House, insomma ci sono state una serie di gruppi fantastici, i Joe Box, che venivano a suonare a Torino e che poi sono diventati gruppi mainstream. La città, all'alba degli anni 90, vive un grande cambiamento urbano. La città incomincia a cambiare, con i licenziamenti della fine degli anni 80, va in crisi il modello culturalmente, il modello industriale. Di fatto 6 milioni di metri quadrati su una superficie di 10 milioni vengono ridestinati da aree ex industriali a qualcos'altro. Io, se proprio devo dirti la verità, la scena torinese secondo me di quel periodo era Giancarlo. Io poi a un certo punto
diciamo a metà degli anni 90, qualunque posto dove mi sembrava dove andavo in Italia erano dei posti che cercavano di rifare Giancarlo, che era questo locale che c'era in Murazzi, che adesso è stato chiuso, che era un circolo Arci dove, gestito da questo Giancarlo, un personaggio che meriterebbe un documentario. E dove io ho incontrato veramente la Torino che è, cioè, la Torino dei sogni, in una dimensione veramente onirica, perché poi fai conto che Giancarlo era un locale che l'orario giusto per andare era dalle 2 alle 4 del mattino, cioè comunque prima di mezzanotte non aveva molto senso. Era un posto straordinario, che secondo me era la scena di Torino, perché comunque lì incontravi poi, cioè ti incontravano tutti i musicisti, anche quelli che venivano, che ne so, Capossela, Rand, quando passava a Torino era sempre lì. I Murazzi, per esempio, il fantastico famigerato Giancarlo Murazzi, piuttosto che il CSA Murazzi, sono due luoghi che hanno polarizzato comunque anche una certa scena sotterranea torinese. Il fatto che Max Casacci giustamente citi sempre i Murazzi come il luogo deputato in cui i Subsonica sono nati non è una leggenda metropolitana, è realistica. Così come poi nelle citazioni delle canzoni degli Africa Unite noi troviamo questo uomo col cappello che non è altro che il Giancarlo, proprietario del locale. Insomma, i Murazzi sono stati veramente un centro importante per Torino. Infatti quando hanno chiuso i Murazzi c'è stata una rivolta popolare. Noi artisti abbiamo cercato di far sentire la nostra voce, però non ce l'abbiamo fatta, purtroppo. E un po' è morta qualcosa. Dopo la chiusura dei Murazzi, in particolare di Giancarlo, che era un locale storico e molto importante per la scena musicale torinese, qualcosa si è rotto. Quindi secondo me nelle prossime generazioni qualcosa cambierà. Sei stata l'ondata perfetta per infrangerti contro di me. Negli anni 90, sempre in Piemonte, nasce un'etichetta che porta alla ribalta alcuni importanti gruppi della scena indipendente. Questa etichetta, insieme al consorzio dei suonatori indipendenti di Reggio Emilia, segnerà una stagione. A un certo punto nascono delle etichette indipendenti però forti, con una forte propensione industriale, penso alla Mescal. La Mescal che appunto si consolida a cavallo della fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90 e trova in questo alveo torinese ma poi allargato in realtà su tutta la regione Piemonte, la provincia Granda, nel Cuneese, nella provincia di Asti, eccetera, eccetera, riesce appunto a dare un'impronta industriale alla produzione di questi gruppi. Quindi questi gruppi iniziano a essere prodotti, iniziano a contaminarsi con gruppi di etichetta che magari vengono da altre città. Poi la Mescal a un certo punto ha iniziato a produrre dagli After Hours, agli Extra, quindi anche gruppi che venivano dal Nord-Est, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana. La Mescal viene fondata nel 1993 da Luciano Ligabue e Valerio Soave. Riguardo alla Mescal, sì, non la considererei un'etichetta indipendente, perché aveva anche dei mezzi differenti rispetto a un'etichetta indipendente. La Mescal ti dava la possibilità di avere un respiro forse un po' più ampio, perché si muoveva un po' su due, è vero, su due piani, che era quello appunto del mondo alternativo e anche quello invece più mainstream. Però è vero che è capitata poi in un momento storico preciso, è stata importante non solo per noi, ma anche per altri gruppi. Penso alla fine i La Cruz sono usciti, il primo disco è uscito su Mescal, il disco della svolta degli After Hours in italiano, e in quel momento è stata identificata un po' come l'etichetta della nuova scena italiana. Era un'etichetta che si muoveva pescando nell'underground e usufruendo però anche di strutture di distribuzione di grande mercato delle major, però l'identità artistica, diciamo, era assolutamente non condizionata dalle classiche esigenze commerciali. Cristina Donà, insomma, sono venuti fuori bellissimi personaggi e devo dire la cosa, forse l'intuizione più grande dal punto di vista della vendibilità del prodotto, chiamiamolo così, anche se pare brutto, di Valerio Soave, il boss della Mescal, sono stati Subsonica. Credo che tutto quello che Subsonica hanno fatto nei primi album sia stato fondamentale anche a livello di esempio per altri che sono arrivati dopo. Tre
Tra i gruppi piemontesi che salgono alla ribalta negli anni 90, ce n'è uno prodotto da Gianni Maroccolo, uno dei più importanti produttori italiani, i Marlene Kunz. Abbiamo avuto l'occasione di vincere una sorta di piccolo concorso. Il premio consisteva nell'andare a registrare un pezzo che sarebbe uscito per una compilation distribuita su un giornale, fosse tutto musica e spettacolo. E la peculiarità di questa cosa era registrare questo pezzo negli studi di Gianni Maroccolo. E lì noi abbiamo conosciuto Gianni. Appena abbiamo iniziato a pluggare gli strumenti, a suonicchiare un po', Gianni ha subito drizzato le orecchie e per fortuna ha colto quello che evidentemente c'era da cogliere, e da lì è nato tutto un percorso. Una cosa abbastanza sintomatica fu il fatto che in concomitanza a Gianni era già da un po' di tempo che girava per la testa l'idea di mettere su un'etichetta di un certo tipo. Lui ha sempre avuto questa smania non solo di essere musicista ma anche di creare una situazione confortevole per delle band da coltivare, l'etichetta. Lui credo che avesse in mente le esperienze inglesi tipo non so la 4AD ad esempio, tutte queste etichette che nascono nell'underground e che però riescono ad avere un respiro importante sostenendo tutta una serie di band. E quando arrivammo nei suoi studi in fondo lui stava un po' coltivandola questa idea in maniera concreta, e noi diciamo fummo la band che lui finalmente vide come l'inizio dell'avventura anche per lui. Quindi tutte queste concomitanze crearono i presupposti per arrivare a fare questo primo disco. Ho sempre percepito che ogni volta che mi spingevo altrove qualcuno trovava sempre che non andava più bene, che mi stavo allontanando dal mio cliché, che non era quello che stavo che avevo evidentemente promesso in precedenza. Quindi questa sorta di purezza originaria, di questo disincanto, di questa irruenza non mediata dal raziocinio è una favola che non puoi più tenere per te come unico tratto distintivo, perché nel mentre tu vivi ti rendi conto che quello che stai facendo crea delle aspettative, apre degli immaginari, costruisce cose, e quindi è inevitabile che ci rifletti. Io ero chiaramente consapevole appunto che era un'impresa folle e che nessuno in fondo viveva di musica, facendo un certo tipo di musica di rock in Italia. Ero chiaramente consapevole dell'esperienza dei Litfiba, dei CCCP, dei Diaframma. Arriva la nostra ondata e noi siamo semplicemente coloro che per fortuna siamo stati coloro che sono arrivati quando i Nirvana esplosero un anno e mezzo prima. E quindi di colpo anche le grandi etichette, e non soltanto le grandi etichette, ma anche tutto il mondo che brulicava intorno a un certo tipo di musica, era come se andasse incontro alle band che facevano il sound con le chitarre. Noi eravamo lì, presenti, c'eravamo noi in quel momento. E io, anche un po' in maniera beatamente entusiastica ed ingenua, ebbi quasi la sensazione che stesse succedendo una cosa veramente rivoluzionaria, come se di colpo succedesse qualcosa anche in Italia. I Marlene, come tutti i gruppi che nacquero in quel periodo, si abituarono felicemente a veder crescere sotto i loro occhi una situazione. Eravamo abituati a suonare davanti anche a 7-8 mila paganti. Queste cifre non esistono più. Il fatto che questa situazione così fibrillante degli anni 90 non ci sia più, e siccome io ritengo che i musicisti non abbiano commesso particolari sbagli, ora non è che tutti i musicisti di colpo non sono stati più in grado di creare immaginari, di creare dei buoni dischi, credo che si possa semplicemente e banalmente sostenere che fu una moda. Do you?
Il successo delle band alternative vede Torino in prima fila. Gruppi come Subsonica, Africa Unite, Marlene Kunz, ma anche i più estremi, Linea 77. Siamo esplosi nel momento in cui anche MTV è esplosa, no? Soprattutto sulla musica indipendente, sulla musica dura. In quel periodo, alle 3 di pomeriggio, potevi vedere il Linea 77 in TV. Il primo disco del Linea 77 è stato, come si suol dire, una gran botta di culo. Nel senso che noi l'abbiamo registrato con, mi ricordo ancora adesso, 380.000 lire. L'abbiamo inviato alle varie etichette indipendenti europee, americane, un po' tutte. Ci ha risposto la IREC di Nottingham dicendo che erano interessati, che ci avrebbero pagato un volo per andare su a parlarne. A noi non sembrava assolutamente vero, un sogno proprio che si realizza. Ci hanno poi detto, ci ha molto colpito il rosa della copertina. Cioè, a noi ci arrivano centinaia di demo, tutti con la copertina nera, tutti coi teschi, tutti scuri. Il nostro primo disco invece ha una copertina tutta rosa, pallido, con una mamma che bacia il culetto di un bambino. E loro ci hanno poi detto, quando abbiamo visto quella copertina lì, ha detto, cazzo è sta roba, su, ascoltiamola per ridere. L'hanno messa su e ci hanno poi detto, siamo rimasti folgorati, cioè abbiamo deciso subito di metterli sotto contratto. Noi come Linea 77 siamo partiti a cantare in italiano. Abbiamo fatto una un demo tape di 10 canzoni, tutte in italiano. Poi c'è stato il contratto con la IREC che ci ha portato all'estero, in Inghilterra, in Europa, eccetera. Abbiamo scritto più in inglese. Però abbiamo sempre cercato di mettere all'interno dei nostri dischi almeno una o due canzoni con la nostra lingua madre. Dopo anni di scrittura abbiamo cominciato ad arrivare a una forma che ci piaceva. Siamo diventati, come dire, padroni della nostra lingua nella nostra musica. Progressivamente la Torino che si apre diventa ciò che era stata Bologna fino a 10 anni prima, una capitale giovanile, perché mentre Bologna si chiude per certi versi dietro insomma, un paravento di città borghese dove i costi anche solo per gli studenti incominciano a essere alti, dove gli spazi di aggregazione vengono chiusi, spostati, marginalizzati, quasi fossero una fonte di disturbo, Torino vive ancora l'euforia della trasformazione. Dovessi dire cosa rappresenta Torino in questo momento a livello musicale, ci dovrei pensare un po'. Su due piedi mi viene da dirti un rapper, si chiama Willy Peyote, ed è veramente un ragazzo di Torino di questi tempi. La caratteristica peculiare di Torino è che non si è mai riconosciuto in realtà in una scena. Milano lo è, Bologna altrettanto, Roma, Napoli, Firenze hanno avuto una scena codificata. Torino viveva di individualità che poi per una serie di motivi si univano. E infatti anche questo spiega forse la poliedricità degli generi musicali e artistici che Torino ha affrontato in questi 30 anni. Torino è una città dove l'underground più estremo si è mescolato alla musica indipendente di successo. Questo pone una domanda molto semplice. Cosa significa estremo?